sparo mine. Ma che cazzo? Ah beh, le sparo tutte, eh? Ma che cartello è sparo mine? Ma in che senso poi? Sono... non so. È acceso? Ce l'hai fatta. Qual era l'intoppo? Prima era andato su foto. E l'hai mandata su foto, non è che c'è andata da sola. Beh, comunque fans, la strada che sale a San Gottardo in realtà è cortissima da questo lato. Infatti c'è adesso tre curve e siamo arrivati. Poi è un cantiere, c'era scritto che fino a questo turno sarà un cantiere. E quindi ce la prendiamo così. Già non è che sia al massimo, è in più col cantiere. Vabbè. Cioè praticamente questo tornante, il prossimo che gira in là, poi là in fondo siamo arrivati. Adesso è partita la fase mutismo. Incredibile, veramente. Non mi è partita la fase mutismo, se adesso non ho niente da dire. Ma certo. Che schifo, figa, ste cazzo di pale. Ah, le ha messe, vedi? Vedi che aveva ragione l'anno scorso a dire che sembravano i tubi per le paleoliche. Beh, ci sta, hanno finito di rovinare un paesaggio che già faceva cagare. Sì. Già faceva schifo prima, adesso gli hanno dato il colpo di grazia. Beh, però hanno riasfaltato, l'anno scorso qua c'era il cantiere che stavano iniziando a riasfaltare, hanno finito. Sono anche brutte. Sì, beh, l'ha detto l'urbanistica di sta zona qua, secondo me si droga. Cioè va bene l'energia pulita, ma cioè già i tralicci prima c'erano cagare, in più adesso pure le pale, boh, non lo so. Beh, siamo arrivati anche in cima a San Gottardo, 14 gradi, non male. Adesso andiamo a cercare un posto tranquillo dove mangiare, che sono le 5 e un quarto, non abbiamo ancora mangiato. Ma tipo lì, se ci sediamo su un sasso, più tranquillo che lì. E mettiti qua che sugli scalini. No, sugli scalini magari ci passa la gente. Ma se non manca dove? Bene fans, pranziamo sotto la pala? Magari si stacca, ci decapita. No dai, dai che è una fame della madonna. Sì, salta giù. Dai, basta sbadigliare, dai, su. Che non ho più 20 anni, Moments later. Ci siamo fermati a mangiare, adesso Luna mette anche il kiwi perché ha freddo. E poi c'è un tizio che si è fermato a toccare la neve. Cos'è? Fa... sta usando la neve per pulire il tracicristallo, cioè il parabrezza. Sta usando la neve come al posto dell'acqua, si vede che l'ha finita. Comunque ci siamo fermati qua. Sotto la pala eolica, bella grande devo dire. Cioè andiamo da Luna che ho fame. More moments later. Bene fans, ci chiedete quando ci fermiamo di farvi vedere anche come mangiamo, dove mangiamo, perché mangiamo. E quindi ci siamo attrezzati e vi facciamo vedere cosa mangiamo, dove mangiamo. A che ora mangiamo ve l'abbiamo già detto, sono le 5:20 del pomeriggio e questo è il pranzo.
Sì, okay. Continua a e lo bipperò dicendo che ha freddo. Ci sono effettivamente 14 gradi, però con sotto la maglia termica non è che faccio tutto sto ma freddo. Ma io non ho la stessa maglia. Questa qua è antivento, la mia non è antivento. Sarà quello, non lo so. Io comunque sto bene. No, ma è... Dai, dammi sto panino che ho una fame della madonna. E adesso non so, perché non ha un treppiede, quindi non posso tenerlo mentre mangiamo. E comunque stiamo mangiando qua in questo spiazzo desolato al Simple On Pass. Hanno messo anche le cose eoliche, le pale, tipo quella. E basta, direi che spengo, ci mangiamo i panini e ci rivediamo quando saliamo in moto. Saluta. Ciao fans. 15 minutes later. Bene fans, mangiare abbiamo mangiato, adesso ci giriamo e andiamo giù verso il Novena. Ci stava il panino alle 5 e mezza dopo aver mangiato una fetta al latte alle 8 e una barretta all'una. E stasera latte o cereali? Stasera pizza. Pizza? Da sporto. Ah. La carico dietro nella mia borsa. Comunque adesso che ho messo su lo scaldacollo e il cappuccio impermeabile dentro il casco. Il passamontagna. Sì, lo passamontagna, ma anche il cappuccio, quello del Kiwi. No, era per elencare quanta roba hai addosso. Sì, e adesso ti sento bene. Ah, ok. Sento tipo isolato dal resto del mondo. Io in tutto questo non ho neanche lo scaldacollo, né tantomeno il cacchio di passamontagna che poi non mi fa respirare. Io ho freddo. Allora, adesso un po' freschino ce l'ho anch'io, però madonna, si resiste, ci sono 14 gradi, non è che c'è meno 5, eh. Secondo me fa freddissimo. Sì, fa freddo, per essere metà luglio fa freddo, siamo d'accordo, però guarda, preferisco così che l'anno scorso quando c'erano 37 gradi che stavo morendo, almeno adesso respiro dentro al casco. Un botto di gente agli specchietti sotto comunque. Certo, sono più belli. Beh, il Novena comunque in quella valle là. E poi dal Novena dove si scende? Dove siamo arrivati prima? Si scende a Oberwald, che è il punto dove iniziava la strada del Grimsel e del Furka. Ok, quindi dopo tutta statale. Quindi dopo tutta statale. Fino a Sempione. Fino al Sempione, che comunque è statale praticamente. Sarà un copia e incolla della strada fatta al mattino, quindi... Ok, mo vediamo di non prendere l'autostrada. Qua siamo nel Ticino. Ma parlano italiano? Sì. Che poi è di gran lunga la lingua più bella. Anche se lo spagnolo. No. Un, dos, tres, pasito delante Maria. E dai. Sì, vero. A me piace l'inglese come pronuncia. Quante tacche hai della benzina? Tutte, tranne la prima piccolina. Ah, ok. E magari riusciamo a rifarla in Italia. Ma che sbatta c'avevano di mettere tutti i porfidi? Ma che ne so. Comunque se vai a 60 all'ora li senti di meno. Beh, sicuramente è molto meglio di prima. Me coglioni. Ferrarino, eh? Bene fans, siamo arrivati giù da San Gottardo, adesso giriamo a destra verso Passo della Novena. Qua a destra. Qua. Nufenen. E noi andiamo a fare... Nufenen? Esatto. Sparo mine. Ma che cazzo? Ah beh, le sparo tutte, eh? Ma che cartello è sparo mine? Ma in che senso poi? Sono... non so. Bene, noi andiamo dritti per fare la statale. Ah, Fontana. Il cazzo, c'ho un insetto dentro nel casco. E toglilo. Ho aperto la visiera, ma...
e mi devo accostare. Quando c'è uno spazzettino, sì. Ciao fans, siamo al Simplon Pass. Ci siamo fermati perché lì dietro c'è il bagno pubblico e Luna ha fatto la pipì, poi niente, non so come siamo finiti in questa situazione.